Dallo studio del moto parabolico abbiamo imparato che un moto che si svolge nel piano può essere analizzato nelle sue componenti lungo gli assi. Anche il moto circolare uniforme è un moto che si svolge nel piano. E dunque proviamo a proiettare questo moto su uno dei suoi assi per trovare la componente lungo quell'asse di questo moto. Abbiamo in questa animazione un punto P che si muove di moto circolare uniforme lungo una circonferenza, in questo caso di raggio 5 unità. Costruiamo la proiezione del punto P sull'asse delle X. Per fare questo, visualizziamo un segmento che rappresenta la proiezione del punto P lungo l'asse delle X e indichiamo con Q il punto sull'asse delle X che rappresenta la proiezione di P. Notiamo innanzitutto che mentre il punto P esegue un moto rotatorio, il punto Q esegue un moto di oscillazione, cioè esegue un moto periodico, ma che si svolge avanti e indietro lungo la stessa retta. C'è un legame fra il periodo del moto del punto P e il periodo del moto del punto Q. Il periodo di oscillazione del punto Q è identico al periodo di rotazione del punto P. Allora, cerchiamo di descrivere il moto del punto Q. Intanto, mentre lo seguiamo nel corso di una rotazione, notiamo che il punto Q si ferma in questa posizione agli estremi, destro o sinistro. Quindi il punto Q si ferma nelle posizioni estreme, mentre passa con grande velocità nella posizione centrale. Lo osserviamo andare velocemente a sinistra adesso e velocemente a destra adesso. Dunque non si tratta per il punto Q di un moto uniforme, ma di un moto con velocità variabile e quindi di un moto accelerato. Osserviamo inoltre che il punto Q si sposta rispetto alla posizione centrale dell'oscillazione al massimo di 5 unità. Noi chiamiamo ampiezza del moto la distanza massima a cui si allontana il punto in oscillazione rispetto alla posizione centrale. Quindi più 5 o meno 5 come coordinate ci dicono che l'ampiezza del moto di questo punto Q è 5, quindi il valore assoluto della distanza dal punto centrale. Esiste un legame fra l'ampiezza del moto di Q e il moto del punto P che si muove di moto circolare uniforme? Beh, certamente sì. L'ampiezza del moto del punto Q corrisponde al raggio del moto del punto P. Normalmente, quando studiamo un moto rettilineo, siamo interessati alla sua equazione oraria. L'equazione oraria è quella equazione che pone in relazione la coordinata del punto con l'intervallo di tempo, o meglio, con l'istante di tempo. Quindi è l'equazione di x in funzione di t. Ecco nel grafico di destra preparato già un sistema di assi cartesiani con x sull'asse delle y e con t sull'asse delle x. Seguiremo il punto Q per un certo numero di oscillazioni, iniziando da quando si trova nella posizione iniziale, cioè quella in cui diciamo, occupa la posizione estrema sulla destra. Via. Notiamo che il grafico che si sta costruendo sulla destra non è un grafico semplice, non è una parabola, non è una retta. Ha un andamento periodico, si ripete uguale a se stesso dopo un certo tempo. Nell'animazione
terminato un certo numero di oscillazioni, il moto viene ripreso e la traccia viene rinforzata. Che tipo di equazione descriverà questo moto? Ecco la dimostrazione. Il punto P si muove su una circonferenza di raggio R, ma come abbiamo già detto, possiamo indicare questa quantità anche come ampiezza del moto del punto Q. Quindi il raggio lo indichiamo con A. L'angolo formato dalla posizione del raggio vettore con l'asse delle X possiamo indicarlo con alfa. Alfa ovviamente varia nel tempo perché il punto P si sta muovendo di moto circolare uniforme. Essendo nel moto circolare uniforme la velocità angolare è costante ed essendo noi partite dalla posizione di alfa uguale a 0, possiamo dire che omega, la velocità angolare, è data dal rapporto alfa fratto t, ovvero di conseguenza che l'angolo alfa è individuato dal prodotto omega per t. Noi vogliamo calcolare la posizione del punto Q, cioè la sua coordinata, quella che possiamo indicare con x. E allora è evidente che nel triangolo rettangolo OQP vale la relazione che dice che il cateto x è dato dal prodotto dell'ipotenusa A per il coseno dell'angolo adiacente. E siccome l'angolo adiacente alfa può essere scritto anche come omega t, ecco che la posizione è descritta dall'equazione oraria A coseno di omega t. Un moto caratterizzato da questa equazione viene detto moto armonico semplice. X è la posizione del punto Q che si muove di moto armonico semplice. A è l'ampiezza del moto di Q, che corrisponde alla sua massima elongazione, alla sua massima distanza dalla posizione centrale. Il termine omega t prende il nome di fase del moto, e in particolare omega, che è la velocità angolare nel moto circolare uniforme, prende nel moto armonico semplice la denominazione di pulsazione. È la pulsazione del moto, detta anche frequenza angolare, perché vale anche in questo caso la relazione omega uguale 2π greco fratto t o 2π greco per f, che deriva dal moto circolare di cui il moto armonico semplice è una proiezione. Parliamo ora di velocità. Il punto P che si muove di moto circolare uniforme ha una velocità costante in modulo e come vettore sempre tangente alla traiettoria circolare. La velocità del punto Q, proiezione del moto di P, sarà la proiezione del vettore velocità sull'asse delle X. Eccolo rappresentato. Possiamo notare che, come già in precedenza avevamo osservato, la velocità non è costante. Si annulla gli estremi a sinistra oppure a destra. Ed è invece massima al centro, verso destra o verso sinistra. La velocità è positiva quando il punto Q si muove verso destra e negativa quando il punto Q si muove verso sinistra. Andando a vedere sul libro troverete la dimostrazione che porta alla formula della velocità. Se vogliamo rappresentare sugli assi cartesiani l'andamento della velocità nel tempo, possiamo farlo confrontandolo con l'andamento della posizione nel tempo. Ecco allora i due grafici contemporaneamente, li farò partire però insieme dalla posizione iniziale. Ecco che si costruiscono. Noterete che la velocità è nulla nei momenti in cui, come adesso, la posizione è agli estremi,
Adesso, velocità nulla, posizione estrema. La velocità è massima, adesso, quando il punto passa per il centro. Velocità massima positiva oppure massima negativa. Le due funzioni che rappresentano l'equazione oraria e l'andamento della velocità nel tempo sono sfalsate fra di loro, come si dice, di un quarto di periodo. Parliamo adesso di accelerazione. Il punto P che si muove di moto circolare uniforme è soggetto a un'accelerazione centripeta, rappresentata dal vettore blu che punta sempre verso il centro della circonferenza. Il punto Q che si muove di moto armonico semplice avrà un'accelerazione derivata dalla proiezione dell'accelerazione centripeta sull'asse delle X. E dunque avremo un'accelerazione nulla quando il punto Q passa per il centro d'oscillazione, massima negativa oppure positiva quando il punto Q giunge agli estremi dell'oscillazione. L'accelerazione sarà negativa quando il punto si trova alla destra del centro d'oscillazione e positiva quando si trova alla sinistra. Sul libro c'è una chiara dimostrazione della formula che porta al calcolo della accelerazione nel moto armonico semplice. Se vogliamo anche qui una rappresentazione sugli assi cartesiani in funzione del tempo dell'accelerazione, possiamo vedere, fermiamo un attimo l'animazione, la riportiamo all'inizio e rappresentiamo sia il grafico posizione-tempo sia il grafico accelerazione-tempo. Osserviamo sulla destra la costruzione di questi due grafici. Notiamo innanzitutto che i due grafici sembrano uno l'opposto dell'altro, nel senso che entrambi vanno a zero nello stesso istante, quindi quando il punto passa per il centro dell'oscillazione, l'accelerazione è nulla. Ma quando il punto P si trova all'estremo destro, l'accelerazione è massima negativa. Quando il punto P si trova all'estremo sinistro, l'accelerazione è massima positiva. Quindi i due grafici sono l'uno ribaltato rispetto all'altro, rispetto all'asse delle X. Ovviamente la scala è differente perché in un caso vengono rappresentati dei metri, cioè delle distanze, mentre nel caso della traccia blu, quella dell'accelerazione, stiamo rappresentando dei metri a secondo quadrato, dunque diciamo bisogna pensare come non confrontabili le ampiezze di queste due sinusoidi o cosinusoidi che si vanno realizzando.